Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi ascoltatori e di Radio Buon Consiglio, Ave Maria a tutti, un santo pomeriggio e soprattutto una santa Pasqua e una santa ottava di Pasqua a tutti voi. La Chiesa ha appena celebrato, ecco, da ieri, o meglio dalla veglia pasquale dello scorso sabato, la gioia della risurrezione, dell'evento della risurrezione, del fatto della risurrezione, che è un fatto vero, storico, ecco, anche se conosciuto, come dire, per testimonianza diretta soltanto da pochi eletti, chiamiamoli così, o privilegiati, che hanno avuto il dono di poter vedere e incontrare il Signore risorto e annunciarlo a tutti gli uomini. Noi sappiamo bene che la santa fede divina e cattolica, la nostra santa fede, è fondata sulla risurrezione del Signore. La risurrezione è l'evento fondamentale della nostra fede ed è l'attestazione ultima, piena e definitiva della divinità di Cristo. Il cristianesimo si regge, ecco, sul riconoscimento esplicito e chiaro della divinità di Cristo, nostro Dio e nostro unico Signore e nostro unico Salvatore. Ora, oggi faremo una piccola conversazione, breve ma speriamo intensa, riflettendo sul significato della risurrezione e per intrattenermi con voi, dal momento che su questa radio siamo ormai da diverso tempo, insomma, da più di qualche mese, impegnati in un ciclo di catechesi dedicate alla divina volontà, questo dono immenso che il Signore vuole fare all'umanità, sta già facendo l'umanità, ci sono già persone che lo vivono e che ha, diciamo così, centellinato, spezzato, ecco, rivelato attraverso la serva di Dio Luisa Piccarreta. Quindi stiamo facendo questo ciclo di catechesi. E quando pensavo, insomma, alla conversazione di oggi, all'invito, insomma, che le suore mi hanno chiesto di fare questa piccola conversazione in occasione del lunedì dell'Angelo, mi è immediatamente venuto in mente, dico, come non dare una lettura della risurrezione nella divina volontà, anche perché per coloro che conoscono bene gli scritti di Luisa, ci sono dei passi stupendi, ecco, che mostrano proprio la relazione, l'attinenza che c'è tra la risurrezione e la vita nella divina volontà. Volevo appunto con voi leggere un passo e brevemente commentarlo. È un passo molto conosciuto perché si trova al termine della 24ª ora della Passione, no? Quando Gesù viene sepolto. Noi sappiamo che la sepoltura è già per noi credenti il prodromo, ecco, della risurrezione. La risurrezione che si è manifestata, credenti, attraverso il segno del sepolcro vuoto, no? E lo scritto che accompagna quest'ultima della Passione è tratto dal 36º volume, quindi è uno degli ultimi rivelati dal Signore. Il 36º volume è l'ultimo volume dei Libri di Cielo, rappresenta, diciamo, ecco, il culmine, diciamo, le ultime perle, ecco, in questo grande edificio che è la vita nella divina volontà, e in cui Gesù, con delle parole ma bellissime, ecco, che adesso ascolteremo dalla sua stessa bocca, dà questa lettura di quella che lui chiama la vera risurrezione. La vera risurrezione. E il volume è tratto dal appunto volume 36, l'ho scritto dal volume 36, il 20 aprile del 1938, e dice questo. Adesso passiamo alla lettura del testo, che poi brevemente commenteremo. Luisa dice: «Dopo ciò continuavo il mio giro in tutto ciò che fece nostro Signore sulla terra e mi sono fermato nell'atto della risurrezione. Che trionfo, che gloria! Il cielo si riversò sulla terra per essere spettatore di una gloria così grande, ed il mio amato Gesù ha ripreso il suo dire: figlia mia, nella mia risurrezione
Veniva costituito il diritto di risorgere in me a novella vita per tutte le creature. Era la conferma, il suggello di tutta la mia vita, delle mie opere, delle mie parole. E sebbene in terra fu per darmi a tutti e a ciascuno come vita che loro appartenesse. La mia risurrezione era il trionfo di tutti e la nuova conquista che tutti facevano da colui che era morto per tutti per dar loro vita e farli risorgere nella mia stessa risurrezione. Ma vuoi sapere dove consiste la vera risurrezione della creatura? Non alla fine dei giorni, ma mentre vive ancora sulla terra. Chi vive nella mia volontà, essa risorge alla luce e può dire: la mia notte è finita. Risorge nell'amore del suo creatore in modo che non esiste per lei più il freddo, le nevi, ma sente il sorriso della primavera celeste. Risorge alla santità, la quale mette a precipitosa fuga le debolezze, le miserie, le passioni, risorge a tutto ciò che è cielo. Se guarda la terra, il cielo, il sole, li guarda per trovare le opere del suo creatore, per avere occasione di narrargli la sua gloria e la sua lunga storia d'amore. Perciò chi vive nel mio volere può dire come disse l'angelo alle pie donne quando andavano al sepolcro: è risorto, non è più qui. Chi vive nel mio volere può dire lo stesso: la mia volontà non è più con me. È risorta nel fiat. E se le circostanze della vita, le occasioni, le pene circondano la creatura, come cercando la sua volontà, può rispondere: la mia volontà è risorta, non l'ho più in mio potere. Ho in cambio la divina volontà e con la sua luce voglio investire tutto ciò che mi circonda, circostanze, pene, per formarne tante conquiste divine. Chi vive nel nostro volere trova la vita negli atti del suo Gesù e corre sempre in essa la nostra volontà operante, conquistante e trionfante. E ci dà tale gloria che il cielo non può contenerla. Quindi vivi sempre nel nostro volere, non uscirne già mai, se vuoi essere il nostro trionfo e la nostra gloria. Io ogni volta che rileggo questo passo, vi confesso, insomma, si legge al termine della 24ª ora della passione, un brivido profondo proprio passa attraverso certamente la mia anima, a volte anche il mio corpo, anche in forma sensibile, perché le parole qui contenute, che sono di una verità veramente sorprendente, insomma, che chi lo comincia a vivere se ne accorge. Fanno veramente comprendere la bellezza e la grandezza, ecco, di un'altra vita, ecco, che è possibile per chi lo desidera, davvero un'altra vita. San Paolo ci dice nelle sue lettere: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, pensate alle cose di lassù, non pensate più a quelle della terra, perché la vostra vita ormai è nascosta con Cristo in Dio. La risurrezione è quell'evento che più di ogni altro proprio segna proprio come dire, lo spartiacque tra il prima e il dopo. Dopo la risurrezione è tutto diverso rispetto a prima, cioè tutto cambia, è tutto trasformato. Io recentemente, durante la Quaresima, ho avuto modo di fare un'omelia, un feriale, non mi ricordo quando, dove proprio mi ricordo c'era la prima lettura, il cambio del nome, no? Da Abramo da Abram a Abramo, e il Vangelo diceva: in verità vi dico, chi osserva la mia parola non vedrà mai la morte, mai. Dice, mamma mia, non vedrà mai la morte. È un eco di dire: chi osserva la mia parola non vedrà mai la morte, oppure dire che chi vive nella mia volontà risorge alla santità, risorge tutto ciò che è cielo. Chi vive nel mio volere può dire: risorto non è qui, la stessa identica cosa, d'accordo? Identica.
Qui è bellissimo notare innanzitutto l'incipit, no? Continuavo il mio giro in tutto ciò che fece nostro Signore sulla terra. I giri nel Fiat Redimente, questi sono, no? Che non so, il giro per antonomasia nel Fiat Redimente, come sappiamo, chi sta seguendo la catechesi lo ricorderà, sono soprattutto le ore della passione, no? Ma è bellissimo. Girare vuol dire andare a guardare, a contemplare, a osservare. Ah, amando però, no? Cioè, i giri che il nostro Signore ha insegnato a fare a Luisa sono di più che una meditazione o una contemplazione. Sapete, la meditazione si avvicinano più a una contemplazione. La meditazione, come noi sappiamo, è un'attività fondamentalmente intellettuale, no? Dove si riflette, si medita appunto su qualche verità, facendo la propria, certamente cercando poi di suscitare anche le energie affettive interiori per formulare poi dei propositi e degli impegni per la vita, no? La contemplazione, dice Santa Teresa d'Avila, è qualcosa di un po' più di meno razionale e di più intuitivo, ecco, di più, come dire, non discorsivo. Contemplazione è come quando noi ci fermiamo a guardare un quadro, no? Ecco, o un'immagine della Madonna. La guardiamo e in quello sguardo, senza bisogno che si dicono parole, come uno sguardo di un innamorato, si dice tutto. Quindi è una forma più alta di preghiera. Il giro, a mio avviso, è una forma ancora più alta, perché stavo girando in tutto ciò che fece il nostro Signore. E andare a guardare, a rievocare, certamente questo comincia con un'attività mentale, no? Non lo so, Gesù che predica alle folle, per esempio, no? Ma poi è mettersi dentro e cominciare a effondere amore, a effondere amore, anzitutto ad accogliere l'amore di Gesù e di Dio, quindi in ogni gesto della vita terrena di Gesù, no? Quindi andare a cercare il ti amo di Dio in quel singolo episodio della vita di Gesù, nel pio pellegrinaggio della Divina Volontà, c'è una parte che dopo aver girato nella creazione gira anche nei miracoli di Gesù, nella vita pubblica di Gesù, eccetera, no? Quindi va a cogliere i ti amo di Dio, va a ricambiarli, quindi a dare quindi la gloria a Gesù e va anche, come dire, a mettere il proprio ti amo nei singoli gesti di Gesù. È bellissimo, no? Dice Gesù, tu stai predicando, io metto il mio ti amo in ogni parola che esce dalla tua bocca, perché posso tornarti per tutto quello che hai fatto una montagna di amore. E lo faccio girando nella tua volontà, a nome mio e di tutte le creature, anche di quelle che non ti accolgono, anche di quelle che non ascoltano la tua parola, eccetera, no? Quindi il giro aggiunge, diciamo così, alla meditazione e la contemplazione, che sono contenuti nel cosiddetto giro, li chiama così Luisa, un oceano d'amore, una vampata di amore accolto. Perché si va a cercare il ti amo di Dio nel singolo evento della creazione, del Fiat Redimente o anche del Fiat Santificante. Si può fare in ogni cosa questo qui, come noi sappiamo, nei sacramenti, nei santi donati da Dio alla Chiesa, lo so, nel Papa, in chi, cioè, ecco, nel Magistero, nelle verità rivelate, in un concilio, capito? Cioè, possiamo fare un giro in un concilio. Accipicca se possiamo farlo, specialmente i concili che hanno dato delle grandi definizioni dogmatiche. Io che conosco bene il concilio di Trento, che ha definito tutti i sette sacramenti, ha voglia di fare giri lì, no? Accogliere ti amo di Dio quando a dare la luce dello Spirito Santo ai principi della Chiesa, per esempio, per far comprendere bene che cos'è il sacramento della confessione, come si celebra, insomma, che cos'è l'attrizione, cos'è la contrizione. Ha voglia anche lì a fare tante cose, no? Ecco, questo dei giri è un'attività molto molto pasquale, ecco, quindi riprendo un pochettino tante cose dette durante le catechesi e suggerisco vivissimamente, ecco, di fare molti giri in questo tempo, no? Ecco, soprattutto il giro nella risurrezione che adesso stiamo contemplando. Lui si dice a un certo punto, mi fermo nella risurrezione, e qui è successo di tutto, insomma, no? Che trionfo, che gloria, il cielo che si riversa sulla terra, no? E poi Gesù interviene. Bellissimo, no? Viene costituito il diritto di risorgere in me a novella vita per tutte le creature. Allora, noi sappiamo che i padri hanno sempre, fin dai tempi dei padri della Chiesa, che cos'è la risurrezione di Gesù. La risurrezione di Gesù è anzitutto l'evento che riguarda lui storicamente per antonomasia e
è il suo trionfo sul peccato e sulla morte, che è come dire, la caparra del nostro ultimo e definitivo trionfo sul male e sulla morte, è la glorificazione della sua persona, è la risposta di gloria data dal Padre alla sua obbedienza. Sono tantissimi i significati cristologici della risurrezione, no? Ma è anche immagine, qui cominciamo, è caparra della risurrezione della nostra carne ed è anzitutto l'immagine della conversione del peccatore, perché la prima grande risurrezione, quella che fa scappare dalla prima morte, dice San Giovanni, e quindi preserva dalla seconda morte, che è la morte eterna, è la conversione, il pentimento dei peccati, la remissione dei peccati. Non per niente Gesù, la notte stessa, il pomeriggio stesso di Pasqua, quando appare agli apostoli nel cenacolo, la prima cosa che gli dice è: ricevete lo Spirito Santo per rimettere i peccati. E non è un caso che Gesù abbia chiesto che la festa della Divina Misericordia si celebri nell'ottava di Pasqua. Quindi, e non è un caso che la Chiesa chieda di prepararsi alla Santa Pasqua con una buona confessione, è tutto connesso, no? Ecco, ma c'è un'applicazione per antonomasia, capite? Cioè, per esempio, la risurrezione di un peccatore, si converte, si confessa, ma peccatore fino a quando sta in questa vita potrebbe, Dio non voglia, tornare a peccare. Potrebbe ricommettere un peccato mortale, quindi potrebbe, come dire, rinnovare il suicidio della propria anima. Ecco, ma c'è una risurrezione definitiva, potremmo dire, no? Ecco, qui lo scritto si chiama la vera risurrezione. Vera vuol dire non che le altre sono false, ma quella solida, stabile, potremmo dirla, la risurrezione per antonomasia. Chi ce l'ha? Quando si ha? Non alla fine dei giorni. Quindi non è quella. Certo, quella sarà una grande risurrezione. Noi in questi giorni abbiamo tutto il sacrosanto diritto, gioioso diritto, specialmente in quest'ottava di Pasqua. E chi ha fatto bene la Quaresima e la Settimana Santa, quindi chi ha preso molto sul serio l'invito della Chiesa alla penitenza, ecco, in questi giorni deve stare listato a festa, non si fanno digiuni, non si fanno mortificazioni, l'ottava di Pasqua è il trionfo della gioia. D'accordo? Perché è il preludio di quello che sarà la risurrezione della carne, una vita beata dove dolore, lacrime e sofferenze non esistono più. Certo, qui non è così, qui lo viviamo in anticipo, però lo pregustiamo. Ma Gesù dice, non è nemmeno questa la vera risurrezione. La vera risurrezione si vive non alla fine dei giorni, ma mentre si è ancora sulla terra. E chi è che fa questo? Chi vive nella mia volontà? Gli ascoltatori del ciclo di catechesi assidui ricorderanno che 2 o 3 puntate fa, neanche, sì, un paio di puntate fa, ci fu proprio una catechesi tratta da uno scritto bellissimo che spiegava la differenza tra il fare la divina volontà e il vivere nella divina volontà. Qui Gesù dice chi vive nella mia volontà, quindi non come un servo, ma come un figlio, non come una volontà che si adegua con fatiche, a volte obtorto collo, con sforzo, una volontà imposta dall'esterno, diciamo, Dio vuole se fa così, allora l'assegniamo, gli facciamo così. No, è che ormai ha capito talmente bene che solo nei divini voleri si sta in pace perfetta, che ha raggiunto la fusione, cioè che non vive se non per fare quello che Dio vuole, almeno nelle intenzioni e nelle, come dire, e nelle azioni, per quanto riesce a comprenderlo. Ma quando capisce che c'è qualcosa dove c'è un pericolo di uscire dalla divina volontà, non se ne parla nemmeno. Allora, questi può dire: la mia notte è finita. La notte non viene più. Lo sappiamo, questi giorni è la festa della luce, no? La risurrezione è l'alba che non conosce tramonto. D'accordo? Non c'è più tramonto, non c'è. La notte non può più venire, sotto nessun punto di vista. Nella notte intesa come tenebre interiori, uno si trova, come dire, non sa che fare, non capisce niente, non sa dove sta il bene, non sa dove sta il male, non sa dove sta il vero, non sa dove sta il falso. Nella notte come stato d'animo. A volte come stato d'animo, chi sta angosciato, chi sta disperato, chi sta triste, no? Ecco, la tristezza
delle donne che stavano andando al sepolcro prima di ricevere l'annunzio della risurrezione, no? Non parliamo poi delle tenebre come opere contrarie alla divina volontà. San Giovanni approfondisce questo tema nelle sue lettere, no? Dice, chi dice di essere nella luce ma odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Quindi ogni opera cattiva è, come dire, una amen alle tenebre, è un aprire la porta al regno delle tenebre, che è il regno di Satana, d'accordo? Quindi, ma chi vive nella divina volontà non ci pensa neanche lontanamente a fare un'opera cattiva. Quello che pensa è cercare di farle sempre più perfette, e sempre più buone. Come dice San Paolo nel Nuovo Testamento, cercate ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. Ecco. Così vive un figlio della divina volontà. E allora per lui la notte è finita. Non parliamo poi della notte che deriva dal non amore, quindi dal non sentire per niente l'amore di Dio. E da non vivere per niente la carità verso il prossimo, queste cose non ci sono. Cioè, abbiamo visto tante volte durante queste catechesi che una delle cose bellissime e meravigliose che produce l'ingresso nel regno della divina volontà è un rinnovato rapporto di intimo amore personale profondo con Gesù e con Maria, per chi le è devoto. Quindi non c'è più freddo, non ci sono più nevi. Ma quando si entra in questo mondo si sente il sorriso della primavera celeste. Sappiamo che Pasqua capita sempre nella primavera, no? Ecco, quest'anno è stata salutata la Pasqua, ecco, dopo le ultime, diciamo, intemperie dei giorni scorsi, da un vero, diciamo così, prodromo del caldo, no? Quindi del sole, insomma, quindi di quelle stagioni che sono l'immagine della vita, no? A differenza del freddo dell'inverno, no? Risorge la santità vera, non la santità, come dire, di facciata, non la santità a volte un po' bigotta, non la santità di mera devozione che a volte può scadere nel devozionalismo e non la santità a volte ostentata o affettata, peggio ancora, o come dire confusa con una serie di pratiche esteriori, pur belle, pur necessarie, pur sante, ma che non incidono sul nervo, ecco, sulla vita. Una vita che veramente muta, cambia nei modi, nei gesti, nelle scelte, negli indirizzi, nei pensieri, nei desideri, nelle forme, in tutto. Quindi risorge la santità. E da cosa si vede? Mette a precipitosa fuga le debolezze, le miserie e le passioni. Sì, eh. Cioè Gesù risorto non muore più, non è più soggetto alle miserie, alle debolezze della nostra vita mortale. È chiaro che qui noi tutti quanti andremo incontro solo alla morte corporale e nessuno di noi, a meno che non ci abbia una particolare rivelazione da parte dell'Altissimo, né può né deve sentirsi confermato in grazia, né deve presumere che lo sarà, né deve essere in questo senso, insomma, sciocco, no? Tuttavia, si può e si deve verificare dentro di noi se le nostre passioni, se le nostre debolezze, se le nostre miserie hanno subito un colpo pesante, insomma, no? E questo si sperimenta alla luce dei fatti. Cioè, chi era superbo deve aver smesso di essere superbo, chi era ragondo deve aver smesso di essere ragondo, chi era invidioso deve aver smesso di essere invidioso, chi era lussurioso ne parliamo proprio, chi era avaro deve aver smesso di essere, chi era goloso, cioè i vizi capitali, cioè che sono quelle espressioni negative delle passioni e delle peggiori, insomma, emozioni, devono aver ricevuto una regolata. Se questa regolata non c'è stata, non siamo ancora entrati nel regno della divina volontà, perché la risurrezione vera, trasmessa attraverso questo dono, non è compatibile con un tasso elevato, ecco, di presenza di questi fattori che sono espressione di quella che
che San Paolo chiama la vita della terra. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi siete morti, la nostra vita qui non c'è più. Ecco, se guarda la terra, chi è di sotto tutto ciò che è cielo, allora guardiamo, certo, per fare cosa? Per trovare l'uccello che vola, per trovare il cielo azzurro, per trovare il sole che splende, per trovare la pianta, l'albero, il fiore o anche la creatura umana. E semplicemente cosa cogliere in essi il ti amo di Dio, ricambiarle, quindi è il rapporto, come dire, continuo di amore che si ha con il Signore, quando non è con lui in diretta, si ha con tutte quante le cose che lui ha creato. E basta, ma è sempre lui il punto di riferimento di questa lunga storia d'amore. Una bellissima canzone, ecco, io ho sentito la versione cantata da Gino Paoli, si chiama Sta lunga storia d'amore. Lui la canta come di due innamorati umani, no? Ma la lunga storia d'amore, ecco, dovrebbe riguardare ogni essere umano innamorato di Dio e vivente nella divina volontà. Quella è una lunga storia d'amore, una storia d'amore che non termina mai, perché è una storia d'amore che sfocerà nell'ininterrotto canto d'amore della vita eterna. Ecco, quindi chi vive nella divina volontà, prosegue Gesù, può e deve dire: attenzione, la mia volontà non è più con me. È risorta nel fiat. D'accordo? Non l'ho più il mio potere. Ho in cambio la divina volontà e con la sua luce voglio investire tutto ciò che mi circonda. Bellissimo. E rileggere con occhi nuovi tutto quello che vivo. Circostanze, pene, per formarne tante conquiste divine. Cioè, una persona che vive nella divina volontà. Specialmente questi giorni di Pasqua, no? Sta vivendo un momento di prova, di tribolazione, di persecuzione, di quello che vuole. Anche cose che, come dire, sono coltellate, come quelle che ha vissuto Gesù durante la passione per la nostra vita. Cose molto molto brutte potrebbero essere, no? Cose molto dolorose. Allora, è un'altra cosa vederle, viverle nella divina volontà. Cioè accoglierle come doni da parte del Signore, perché sono realmente doni che ci raffinano, ci limano, ci uniscono alle sofferenze di Gesù crocifisso, ci scrostano dalle nostre perduranti debolezze, cattive tendenze, ci lanciano verso la santità, ci staccano dalla terra, ci fanno crescere perché ci fanno maturare in esperienza, ci fanno comprendere magari tanti errori, tanti sbagli o tanti peccati che abbiamo fatto perché non li rifacciamo più. È tutto trasformato. È tutto trasformato. Chi vive nel nostro volere, conclude Gesù, ci dà tale gloria che il cielo non può contenerla, addirittura. Capite? È il sogno di Dio, questa vita nella divina volontà, se si può usare questa espressione. E Gesù conclude dicendo: quindi vivi sempre nel nostro volere, non uscirne già mai. Anche di questo ne abbiamo parlato durante le catechesi, no? Avere questa attenzione a non uscire dal divino volere, no? In tutto ciò che noi facciamo. Quando si vede che c'è qualche dubbio in qualche nostra piccola o media grande scelta, dice, ma la faccio o non la faccio? Fermati un attimo. Fonditi un attimo con la divina volontà e prova un attimo a ripensare questa cosa dinanzi a Dio. Prima di muovere un passo, non rischiare di uscire anche nel poco dal divino volere. Rifletti. Se non è il caso di prendere delle scelte subito, aspetta un pochino. Aspetta che si faccia la luce del Signore risorto e che tu possa discernere, vedere, ecco, se quella cosa è opportuna o non è opportuna, se va bene o non va bene. Se è gratificante, se non è gratificante, se Dio la vuole, se Dio non la vuole, e poi fai tranquillamente in Dio tutte quante le scelte che riterrai opportune. Bene, è davvero bello poter vivere la settimana in Albis, quindi l'ottava di Pasqua, con questo orizzonte squarciato, aperto. Ecco, a me non mi resta altro che darvi appuntamento alle prossime catechesi, che si daranno solo del buon consiglio su questo ciclo che sta andando avanti, e di rinnovare i miei più cari auguri non soltanto a voi, ma anche a tutta la
la redazione e i collaboratori di Radio Buon Consiglio, ancora di una santa Pasqua, di una santa ottava di Pasqua, nella gioia del Signore risorto. Con la mia benedizione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.